si dice che nel 2023 gli apparati di informazione legati al Cremlino hanno continuato ad operare all'interno del dominio dell'informazione per minare la coesione europea e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sia nazionali che dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. L'obiettivo è quello di difendere i nostri valori, la nostra libertà, il nostro sistema istituzionale. Siamo in presenza di denunce che sono state portate qui, in questo palazzo, in Parlamento, dai vertici dei nostri servizi segreti, dal capo di Stato Maggiore della Difesa, che ci hanno spiegato come è in atto una campagna ostile nei confronti dell'Occidente e dell'Italia, che vede una serie di paesi, Russia, Cina, Iran, esercitare attività di disinformazione con delle finalità molto precise. Allora, se noi vogliamo difenderci da quello che sta accadendo, se noi riteniamo che i nostri valori, la nostra libertà, il nostro sistema liberal democratico debba essere preservato, dobbiamo mettere in campo nuove misure, nuovi strumenti. La nostra proposta di legge per creare un'agenzia per la sicurezza cognitiva e contro la disinformazione va in questa direzione. Naturalmente auspichiamo di aprire un dibattito, perché occorre un confronto molto largo, molto convergente da parte non solo delle forze politiche ma anche dell'opinione pubblica, ma partendo per l'appunto dalla consapevolezza di quello che sta accadendo, perché non possiamo fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia per poi scoprire dopo quali sono le conseguenze di una pesante attività di inquinamento della informazione nel nostro paese, complice anche la possibilità di intervenire sulle reti e sulle modalità tecnologiche da remoto, che quindi rendono spesso anche non individuabile chi pianifica e attua una campagna di disinformazione.